Siamo a Palma di Montechiaro, oggi consiglio comunale con diversi e importanti e qualificati ordine del giorno, diversi punti, ecco, ne parliamo direttamente con il sindaco. Oggi è un consiglio comunale importante, per certi versi storico, anche se riguarda una tematica un po' molto tecnica. Oggi per la prima volta nella storia, nel mese di maggio, approviamo il rendiconto dell'anno precedente, che si approva appunto nell'anno in corso. Nello specifico approviamo il rendiconto 22, in una data che rappresenta un unicum nella storia di questo paese e credo tra i pochissimi esempi nella regione siciliana e nel meridione d'Italia. Quindi ai quattro record di approvazione dei bilanci nei tempi, quindi del dicembre dell'anno precedente, adesso finalmente, con un lavoro enorme fatto dalla dottoressa Calabrese, dal segretario comunale e dal dottore Piera Manusia, dalla segretaria dottoressa di base, da tutti gli uffici, siamo riusciti a raggiungere anche questo altro obiettivo importante nella gestione dei conti e della finanza pubblica. Al contempo, così come eravamo stati tra i primi, anzi, lo diciamo con orgoglio, il primo comune ad approvare la prima versione dello statuto del consorzio della legalità per i beni confiscati alla mafia, ci hanno richiesto di intervenire per sistemare delle cose da parte della prefettura e oggi il consiglio comunale ha esitato e dato l'immediata esecutività anche a questo importante provvedimento. L'occasione è stata importante anche per salutare Sua Eccellenza il prefetto, che ha servito con onore questo territorio, e noi siamo eternamente riconoscenti per la vicinanza che ha avuto nei confronti dei comuni e del territorio, per la sensibilità umana dimostrata in tantissime occasioni, in particolare nella gestione dei migranti e in difesa della legalità nella lotta contro la criminalità organizzata. Le siamo eternamente grati, Eccellenza, e un grande benvenuto al nuovo prefetto, il dottor Filippo Romano. A Sua Eccellenza il prefetto, lunedì daremo il benvenuto a braccia aperte nella nostra provincia, certi che continueremo nel solco già intrapreso. Si discuterà anche dell'istituzione Fondazione Tomasi Lampedusa, che svolge un ruolo importante per la promozione della cultura a Palma. Sì, abbiamo discusso sull'approvazione appunto del rendiconto questo dell'istituzione Tomasi, che è stato portato in consiglio comunale, va avanti l'istituzione Tomasi in questo legame forte con la famiglia Tomasi e il Gattopardo, brillantemente gestita dal presidente Letizia Pace e da tutto il CDA, che è di fatti una fucina incredibile di idee e di iniziative. Consorzio per la legalità è importante per il ruolo che svolge nel tessuto sociale? È fondamentale sia dal punto di vista pedagogico che dal punto di vista gestionale, perché dimostra che lo Stato è presente con forza anche nella gestione dei beni confiscati alla mafia. Tra i punti all'ordine del giorno c'è pure l'istituzione Tomasi Lampedusa del bilancio, lei anche consigliere comunale e presidente dell'istituzione, con quali iniziative diciamo in itinere in vista della prossima estate? Veramente sono orgogliosa di presiedere l'istituzione, perché credo moltissimo nella cultura e soprattutto l'istituzione con le sue iniziative ha diverse ricadute sul nostro territorio. È una Palma che è ricca di tante cose belle, di monumenti, di storia, ed è giusto metterle in evidenza, far conoscere agli altri questo territorio così ricco e prezioso. E tante sono le iniziative affinché ciò avvenga. L'anno scorso c'è stata la seconda edizione del Gattopardo d'Oro e adesso stiamo organizzando la terza edizione del Gattopardo d'Oro, che si svolgerà il 9 settembre in occasione delle feste settembrine, anche questa volta con attori di rilievo di notevole importanza, in modo che Palma diventi ancora una volta una vetrina di cose belle e che faccia parlare di sé per questo. Altre iniziative ancora, come il giorno 27 maggio insieme ad altre associazioni si svolgerà la giornata della legalità, con la proiezione di cortometraggi interessanti che riguardano la legalità e non solo, ma anche la bellezza.